troppo, troppo. Troppo. Troppo, troppo. Basta, basta. Non fate più. Grazie, grazie. Cosa farete dopo? Dunque, benvenuti a questa terza serata d'onore, curata da Rodolfo Di Gianmarco, realizzata da Francesco Marino, e al piano c'è il maestro Francesco Venerucci. Eccolo là. Bene. Dunque, adesso dammi conferma di alcune cose che mi hanno appuntato e mi sono appuntato. Dunque, tu non potevi vedere le serate d'onore perché appartenevi alla CLAC e non avevi soldi. Esatto. Io tutto cioè, il teatro... Esatto che? Non avevi soldi o appartenevi alla CLAC? No, non c'avevo proprio i soldi. Non c'avevo proprio i soldi. Io tutti gli spettacoli che ho visto da ragazzo li ho visti con la CLAC. Poi quando c'erano le serate d'onore bisognava pagare e io non c'avevo i quattrini. Perché mio padre mi dava solo i soldi per andare al cinema, perché al cinema ero bravissimo, cioè ero bravo a scuola. Mio papà dice, io ti mando al cinema se tu sei bravo a scuola. E mi dava una lira. E io vedevo due film una lira allora, e a scuola ero bravissimo, poi a teatro i soldi non me li dava, perché quella lira andava per il cinema. Ok, quindi se ad onore non ne parliamo, con la CLAC invece in quanto entravi gratuitamente, va anche detto che da 2 anni, mi sembra, Elio Pandolfi sta provando delle serate d'onore, sta provando delle serate da solista. Esatto. Ho cominciato a Venezia alla Fenice l'anno scorso, nell'89, e si intitolava Album, perché io tutto sommato dicevo, ma perché questo titolo, Album? Ma tutto sommato io sono un album, qua dentro ci sono tanti e tanti di quei ricordi, non faccio altro che sfogliare. Ma questo, il pubblico che qua lo vedrà questa sera, ancora una memoria dell'Accademia d'Arte Drammatica, di Silvio D'Amico e di Visconti, e tu mi dicevi l'unico che mi ha preso sul serio con l'impresario delle Smirne, vero? Esatto, soprattutto in spettacolo di prosa, devo dire la verità. Sì. D'Amico aveva una simpatia incredibile, tanto che quando ci fu un conclave, perché eravamo un numero di alunni in sovrappiù, non mi mandò via, mi fece fare un esame insieme a Bisce Valori, era una scena della Minta del Tasso, e mi tenne. Poi aveva una gran simpatia perché io lo divertivo moltissimo, e dopo il pubblico saprà perché, come e con che. Va a cominciare la serata d'onore di Elio Pandolfi. Grazie. Allora, io sono nato attore, non lo sono diventato, lo sono proprio nato, così diceva mia madre. Comunque, per mettere un po' a posto la mia cultura teatrale, sono entrato nel 1945 all'Accademia di Arte Drammatica e non sono uscito nel 1948. Sono stati 3 anni un po' agitati perché durante il primo anno volevano appunto eliminare qualche alunno in più. Come ho detto prima, la scena che feci con Bisce Valori andò benissimo, ma poi avevo le simpatie di Silvio D'Amico. Lui mi portava ovunque e dovunque, mi portava sul palmo, io lo divertivo moltissimo. Soprattutto ogni volta che lo incontravo, non so, quando andava su nel suo studio in Accademia, mi diceva... Buongiorno Pandolfi, come fa per favore, come fa la circolare destra, come fa la circolare sinistra, fammi sì, e lui impazziva per queste cose, io mi mettevo là e facevo, ecco la circolare destra partendo da Piazzale Flaminio, arrivando allora a Corso Italia, a Porta Pia faceva, poi in curva faceva, e allora c'era il guidatore che diceva, non so, o Piazza Flaminio, Corso Italia, Porta Pia. E andava avanti. La differenza tra la... diciamo, no, c'è anche una differenza tra la circolare rossa e quella nera. Infatti la circolare nera, la circolare rossa che ancora c'è, è un tram unico lungo, era un pochino più di classe. Il rumore era un pochino più serio, faceva... Quando si rompevano questi tram, arrivava un tramvetto da soccorso che era piccolo e per completamente a Roma si dice scacarcio, rotto. E arrivava in soccorso, arrivava così. Comunque,
Il presidente D'Amico aveva una gran simpatia. Costa era il regista nostro e io con Costa, non so, mi vedeva a modo suo. Comunque, quando andavo in pedana funzionavo. Però io in regia ho avuto sempre sette, proprio sette, sette, pazienza. Funzionavo, andavo in pedana e mi diceva: fammi, per esempio, come vedi tu un salice piangente. Fammi un salice piangente. Un cipresso. Adesso fammi vedere come interpreti, aveva un R moscio incredibile, fammi vedere un po' di nuvole, mi fai le nuvole quelle col cielo sereno e poi mi fai quelle col cielo col tempo brutto, un temporale, le nuvole col cielo sereno. Cielo cattivo, quel tempo cattivo. Ci faceva fare di tutto, persino le stelle. Il sole. Mi disse: fammi adesso Beethoven. Allora io avevo una gran chioma, dei capelli, non so, un'infinità di capelli, cominciai a fare. Ci faceva fare di tutto. Io però avevo una speciale predilezione per gli animali, perché sin da ragazzino li osservavo attentamente nei movimenti. Non facevo mai gli animali, non so, per esempio, i versi, come generalmente, non so, un imitatore qualsiasi può fare, no. Io me li studiavo e un giorno tornai a casa che facevo addirittura, che ti posso dire, un pesce, perché ero stato a vedere un pesce per tanto tempo dentro un acquario. Come tipo piovra. Ma ci vuole di tutto. Poi una volta mi colpì il cavallo di un vetturino romano, che lo vidi staccare dalla carrozza. Mi ricordo era in via Monserrato, anzi non esattamente, in via Giulia, che lo metteva in, così, in riposo. Staccai e vidi questo cavallo che mi sembrava talmente affranto che lo considerai proprio uno di questi cavalli poveretti che lavorano proprio, che non ne possono più. Allora feci una divisione tra cavallo povero e cavallo ricco. Allora l'aveva staccato e vidi proprio che faceva così. Cavallo ricco
Io non me l'immaginavo, non so, il cavallo di una berlina o di una carrozza padrona. No, io vedevo un cavallo potente, imponente. Allora pensavo ai cavalli da circo, ecco. Li vedevo così. Poi, non so quanto tempo stetti ad ammirare un dromedario, però per farvelo vedere devo andare in passerella. Era la bocca. Mi ricordo che al paesetto di mia madre io mangiavo disteso su un fienile dove mangiavano le mucche per vedere come loro ruminavano l'erba, mangiavano l'erba e facevano. Rimasi per una settimana così, perché veramente, veramente, mi si bloccò tutto. Poi, l'incontro più grande fu con la gallina di mia nonna. Questa gallina si chiamava Bianchina ed è stata con noi per 10 anni, dal paese di mia nonna a Vivaro Romano fino a Roma durante la guerra. Morì e non ce la siamo mangiata, l'abbiamo sepolta e giace ancora lì. Io ho vissuto 10 anni, io dormivo in una stanzetta molto piccola. A destra c'era il mio letto, il letto di nonna, e lei dormiva qua. Era come un cane. Allora l'ho studiata e un giorno io, chissà per quale motivo, non volevo farlo, dice Valori, mi disse, ma tu la devi fare, la devi fare. E l'ho fatta proprio in questo teatro, al Teatro Parioli nel 1964. Poi vi dirò perché, chi c'era, ma voglio legarla dopo questo ricordo. Comunque, questa è la famosa gallina con la quale io ho vissuto per 10 anni. Durante le ore, diciamo, di intervallo in accademia, io mi esibivo anche per i miei colleghi, per i miei amici carissimi. E una cosa che si divertiva moltissimo, anche che il presidente d'amico dice, quando lo fai, vieni giù, era il cinema muto. Il cinema muto in due versioni, cioè le attrici famose, una Borelli, una Bertini, una Teda Bara prima, e poi la famosa attricetta comica, mentre le dive allora si muovevano in questa maniera. Scena di seduzione piuttosto violenta, lei non vuole, ma alla fine cede. Entra lui.
lo prende. Ben diverse erano quelle svelte, e speriamo che il fiato mi regga, quelli che andavano al mare, l'acqua era fredda e avevano paura di bagnarsi. Partita una predella, tu. Adesso ce la aggiungiamo. Allora. Benissimo. Adesso. Passiamo. Riprendiamo un po' di fiato. Al ricordo di attrici formidabili che io ho sempre amato e che ho seguito moltissimo. Tra cui tre erano le mie predilette. Nel campo della prosa la signora Pagnani, la signora Morelli e nel campo della rivista Anna Magnani, che io vidi per la prima volta nel 1940, in quando meno te l'aspetti. Comunque, prima di arrivare alla signora Magnani, vi racconto che il presidente D'Amico, quando era uscito dall'Accademia, a Storia del Teatro, raccontava, non so, di commedie importanti e di autori famosissimi, e ogni tanto diceva: perché c'è questo attore che adesso è ingiustamente dimenticato, che è un testo che non si fa più da diverso tempo, I parenti terribili di Cocteau, dove c'era una formidabile attrice, Andreina Pagnani, che Pandolfi fa la perfezione, tanto che qualche volta sono dovuto andare in Accademia per ricordare a questi ragazzi chi era la signora Pagnani. Adesso vi faccio ascoltare il tipo di recitazione che aveva la signora Pagnani. Mi ricordo poco le battute, ho dovuto ristudiare un po' tutto e il tempo stringeva, perciò ho fatto quello che ho potuto. Comunque, farò la signora Pagnani in un brano, diciamo così, a soggetto. Ha detto che veniva. Ma non è mica venuto. Ma io che l'aspettavo. Ma che aspetta a fare? Ma che cosa aspetta a fare? Eppure, io gliel'avevo detto. Giovanni, se questa storia deve continuare, è inutile continuarla. Perché è una pazzia, capisci che è una pazzia? E che non si può più andare avanti così. Io non ne posso più, non ne posso proprio più, e devo prendere questa seria decisione, perché voglio vivere la mia vita e la devo vivere, sono una donna ancora giovane, e per quale motivo non affrontare questa situazione? Giovanni, io non ti amo più. Giovanni, non ti amo più, punto e basta, abbi pazienza, questo così. Oh. Adesso, ricordando Anna Magnani, io la vidi nel 1940 in quando meno te l'aspetti, ed ebbi un ricordo stupendo, perché da allora l'ho veduta, la vedevo sempre, perché a teatro potevo andare, perché c'era il papà di un mio compagno di scuola che era capoclacca e io vedevo tutto.
Quando meno te l'aspetti, lei faceva la fioraia del Pincio. Ed è questo un pezzo che voglio riproporre questa sera. Dunque, io l'ho visto un mese quasi di seguito, la clacca ci mandava una sera a sinistra, perciò lo vedevo così, così, e un'altra sera a destra, perciò lo vedevo così. Alla fine, insomma, rigiungevo tutto e qualche cosa si vedeva, mai in centro oppure in piccionaia. Comunque, lei arrivava nel prefinale di questo spettacolo. Non vi dico il successo che aveva, io cercherò di ricordarmela perché la voce che ho adesso certo non è più quella di allora. Comunque, questa è la Magnani nella fioraia del Pincio di Michele Galdieri, da quando meno te l'aspetti. Andiamo, fiumi, attacca, no? Non si scaglia una lira stasera. Niente. Quante macchine venivano la sera, quanta gente s'affacciava a stare in viera, quanta folla di maschiette e di gagà, quante radio nelle macchine a suonare, non scendevano le coppie innamorate, se ne stavano tranquille a pomiciare, il barista gli portava la guantiera con la birra e col caffè che allora c'era. Ogni topolino mi pareva un separè, ogni mazzolino ci scagliavo lire tre, rimediavo sempre specialmente coi tassi con le macchine CD, sempre a tentar pizzardone che a cavallo era imponente come un re. La terrazza era un salotto ed ogni sera mi pareva una stellata bomboniera, con la gente della meglio società. Resta a casa e gioca al lido o a baccarà. E quell'uomo che puntava il canocchiale, poveraccio, pure lui mo sai che fa. Non potendo rimediare col firmamento, resta a casa e s'accarezza lo strumento. Ma che luna c'è stasera, vede il mondo che s'affaccia a Saringhiera, da San Pietro all'altre cupole laggiù, più lontano fino al mare, sempre più. Ma che ben porta, sì, quassù non c'è nessuno, ma che m'importa, sì, non trovo da scagliare. Mosti fiori io li offro a Roma bella, che li porti ad un soldato in sentinella, che li porti ad un soldato in sentinella. Ti può comprare sti fiori e caccia qualche sordo, figlio mio? No, sta a parlare con te, no? Non vedi quello? Io, quando non potevo andare a teatro, l'aspettavo che usciva o dal Teatro Quirino o dal Teatro Valle, e la vedevo sempre con un bel calessino, con una cavalla che si chiamava Banana. Aveva un bassotto e una sera, mi ricordo, mi decisi proprio a chiederle, qui c'è un episodio un po' strano, devo dire qualche parola a Osè, ma purtroppo è andata così, io la devo ridire. Mi avvicinai a lei, io non l'avevo mai fatto, e le chiesi se poteva darmi un autografo. Ero un ragazzo, cioè avevo 14 anni. Mi sono avvicinato e gli ho detto,
Signora Magnani, che per favore mi fa un autografo? Ma che vuoi? Ma cerca dannata, ne so certe fregne, io man vedi questa. Io rimasi così male, ma malissimo. Ho detto, ma signora. Poi siccome ero secco, mi disse, ma te ne vuoi andare sto scrocchi a zeppi, ma guardate. Non me l'ha fatto. Certo, io sono rimasto male. E sono rimasto male e mi uscita una parolaccia muta. E me ne sono andato a casa. Molti anni dopo, quando l'ho conosciuta, le ho raccontato il fatto, lei logicamente non se lo ricordava, però si è fatta un sacco di risate, veramente, molti. Ah, t'ho detto così, come no? Sono rimasto con quel foglietto in mano fuori del Teatro Valle. Ma t'ho detto proprio così, sì, scrocchi a zeppi. E rideva con qua, bella risata. Oddio, non mi fa ridere che mi balla tutto. Oh, mamma mia, bella. Poi, sempre un'ammirazione, la terza attrice era la signora Rina Morelli. E qui devo citare una cosa veramente indimenticabile. Io nel 1957 ho fatto uno spettacolo molto bello con la regia di Luchino Visconti alla Fenice di Venezia. Un cast incredibile. Rina Morelli, Paolo Stoppa, Ilaria Occhini, Marcello Giorda, Sergio Fantoni, Enrico Osterman, Giancarlo Sbragia, scene e costumi di Danilo Donati. E la sera fu veramente un trionfo. La sera della prima ci fu ricevimento in Camocenigo, cioè Camocenigo a Venezia, perché la signora Mocenigo era la prima moglie di Franco Enriquez, che era presente al debutto. Facemmo una cena stupenda, un ricevimento incredibile, e alla fine Visconti mi obbligò a fare davanti alla Morelli una scena da un tram che si chiama Desiderio di Tennis Williams. Mi ricordo che lei si commosse moltissimo, ma abbracciò, e poi siamo stati sempre amici fino agli ultimi giorni. Comunque ve la voglio riproporre, certo è una scena di una certa intensità drammatica, ma io gliela voglio proprio dedicare, perché in questa scena che faccio ci sono due grandi nomi scomparsi, tra cui Rina Morelli, e lui lo facevo a mo' di Gino Cervi. Perciò dal secondo atto di un tram che si chiama Desiderio, io voglio farvi risentire quello che ho avuto sempre nel mio cuore, Rina Morelli. Ale. Lange. Che cosa c'è, Gioia? Posso farti una domanda? Ma certo, che cosa? Quanti anni hai? Perché lo vuoi sapere? Ho parlato di te a mia madre. E quando mi ha chiesto quanti anni avevi, non sapevo che cosa dirgli, ecco, è tutto qua. Hai parlato di me a tua madre? Sì. Gli ho detto che gli sei simpatica e che mi piacevi. Tutto qua. Vuoi molto bene a tua madre? Molto. Ma perché tua madre lo ha voluto sapere? È molto malata. Non camperà molto. Forse qualche mese. Le vuoi bene, vero? Tanto. Lo so. Ti sentirai molto solo quando lei non ci sarà più, vero? So cosa vuol dire. Restare soli? Anch'io ho amato qualcuno. Questo qualcuno non c'è più. È morto. Ero un ragazzo, un bambino. Io avevo 16 anni, ero giovane, giovane, quando ebbi la rivelazione, l'amore. Ma fu così, in un modo così pieno, così totale, come se all'improvviso tu accendessi un faro nella penombra. Ma ero sfortunata. Fui delusa. Perché lui aveva un qualche cosa di diverso. Una sensibilità, una mollezza, una delicatezza che non erano da uomo. E che a guardarlo bene, non aveva un'aria così effeminata. Eppure c'era qualcosa. C'era qualcosa.
Lui cercava aiuto da me, ma io non sapevo cosa fare. Lo capisci, Mitch? Non sapevo cosa fare. Io scoprì tutto dopo il nostro matrimonio. Quando fuggimmo e tornammo, io mi accorsi di averlo deluso per non so quale motivo. Sapevo soltanto di volergli un grande bene, un bene immenso, ma io non sapevo fare niente né per lui né per me. E allora? Poi accade una cosa tremenda. Io aprii una stanza che credevo vuota. In quella stanza c'erano il ragazzo che avevo sposato e un uomo anziano che da molti anni era il suo amico. Io feci finta di niente. Andammo giù tutti quanti alla casina del lago in macchina giù a ridere, a scherzare, a bere. Ballammo persino la Varsuviana. Poi il giovane che avevo sposato si staccò da me e scappò via. E un attimo dopo uno sparo. Allora io volevo andare a vedere, corsi verso la casina del lago, a vedere quella cosa orribile accanto alla riva. Ma tutti mi dicevano, ma dove vuole andare? Dove vuole andare? Cosa vuole vedere? E Alan Gray si era infilato la rivoltella in bocca e sparato, tanto che il cranio gli era schizzato via. Tutto questo perché sulla pista le avevo detto, ho visto, sai, so, mi fai schifo. E allora, quel faro che si era acceso nel mondo non ha mai più brillato sì da allora un istante come una luce più forte questo mozzicone di candela. Ma e adesso una cosa che generalmente la fanno un po' tutti gli attori brillanti, cioè comici, il gramlot. Il gramlot sarebbe imitare il suono, le lingue hanno dei suoni. Io allora lo concepì così, recitavo un ipotetico sketch pirandelliano, prima in italiano per arrivare a tutte le lingue, però la stessa, cioè imitando il suono della lingua. Cominciavo, come ho detto, dall'italiano e arrivavo alla fine, poi vedrete a che cosa. Comunque questo aveva molto successo, infatti lo facevo un po' ovunque e dovunque. E questa sera voglio riproporvelo. Sentirete sei lingue diverse, ma lo stesso pezzo autentico. Tutto recitato a soggetto, così non si pagano diritti. Via. Ale. Io so che adesso viene. Io so che adesso viene. Ma io glielo devo dire. Glielo devo dire che il figlio non è suo. Che il figlio non è suo, ma il figlio è di Montero, lo capisci, di Montero? Non posso tenere questo figlio in grembo così, e io glielo devo dire, glielo devo dire. Mi pare che stia arrivando. Mi pare che stia arrivando. Eccolo. No. Coraggio. Coraggio, Marta. Dati forza. Eccolo. E beh, ancora lì. Non è fatto niente, sei rimasto in casa tutto questo momento e non è fatto niente. Io ho fame. Devo mangiare, non posso restare qui. Hai capito sì o no? Rispondi! Ti rispondo. E te lo dico subito. Non ne posso più di te. Tu non sei. Tu non sei nulla per me, non sei niente. Non sei mio marito, né mio amante, né mio amore. E questo figlio che porto in grembo, mio caro, è il figlio di Montero, il macellaio. Sì, il figlio del macellaio. Oh! Oh! Oh, squadrina! Squadrina! La pagherai ben cara! Questo era l'italiano.
Mais que je vais alors, si viens là tout à moi. Mais si viens dis-tu que c'est la fin que j'ai laissé, c'est de parler lui. Mais que c'est les fidèles Montero. Bon, je n'aimais pas très bien alors, c'était tout à l'heure et ça. Mais oui, bon, je vais aller pour toute la suite. Ces garçons. C'est vrai. Bon, je m'en fous. Bon, petit vinaigre alors, tout ça. Bon. Bon, si la sécurité va me marier, écoute, je vais dire alors. Ah bon? J'y vais du travail, tu fais Italie, en labo. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Tu es mère? Non, on ne sait pas. Mais alors, mais tu viens là de coucher, tu viens de moi, mais je suis très fatigué alors, tu dis moi. Oh, je m'en fous! Mais moi! Mais moi, je m'en fous, ma chérie. Mon que tu viens alors, à tout le temps, vous avez la valeur. Ah oh, bon? Mon que tu viens à dire quoi? Bon. Pourquoi c'est les filles qui étaient élémentaires? Ce n'est pas ton fils. Oh! Ce n'est pas ma fille que tu viens à dire alors. Oh, je m'en fous! Maldisons à l'heure, tout avait dangereux. Ça va bien alors. Oh, God gracious, I'm not well today, sis. And this morning, the diapers together. And she's very ill, so my daughter, and the word was by ill, and is a very sensational since to my mother. God gracious, I'm not well, my baby's so pretty, and I'm as very... Silence, be quiet. He's a little bit of my common, he's a rabbit too, I want to take you to one, this is a tattoo, if I like it. And a rabbit thirst. Hello, honey. This is my business woman of the town of Ever. And she's an old lady of every category, ladies, and I want to talk with you at once, but I'm an old lady that goes to speak. At a very important season. Really? Patience? Father? Really? Oh. Speaking of Morani, it's a very sensualist story. It is that one to do to one and every day. It is the daughter of the Monteros, not your son, and that I've son on a bitch with her together. Yes, it is her on a bitch, all the son of a bitch. And the riddle was my case, this complication. This is no way, get out from here. We are, oh really. This is an international complication that I'll be together. La versione americana. This is a ceremony and very much to be thrilling as this might get together right now, show, see? Oh, fucking my mother. He said, I want to tell a story in my business, not really an honest to get it. I said, the son of a bitch, and well, I'm searing at she. This is not your son's heir. This is the son of my terror, and I want you to do in a very important decency. Did you come? Did you come? Did you come here? Come here. Come, 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 come. Hello, pretty. Yes, I want to tell you a story that I know someone is a situation that I've been together right now. The way that I just, you know, carrying along my suspicions with the person, see? And very much in all a situation. It's not your son, it's the Montero. It's the son of Montero. Oh, disgusting boy situation. I like really fucking you and your father and your mother and your sister and your brother and all your family. Wie viel ist das, Robita? Das ganze Welt, alles ist gemeine Zeitung, das Volk. Ich möchte einen als geleitender Schwächster. Ich bin eine Seite, die ist anders für mich.
No, 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 scusate mal, Peter. Oh, eins. Eins ist ich. Oh, ich bin eine Mutter, eine Mutter, das ist voll. Wenn sie langsam spricht, kann ich es vielleicht verstehen. Und versteht's, und uns rein ist nicht an dir. Es ist nicht seine Erfahrung, warum so sagt. Warum, jeder Emily kommt mir hier. Wie geht's, meine Lieber? Ich bin ein, der krank ist, wo die nicht ist. Allgemeine Zeitung, das ist eine Kiste verboten, sagen sie. Geben Sie mich, spricht mit mir. Ach so, nein? Nein. Warum? Es ist seine Doktor Smith, sie. Das heilige, ich habe die Unis im Montero gesagt, Lukas wäre es, Liebe. Ich liebe dich, dann noch alleweil sie. Oh mein Gott, dass sie ungutar Dame rumgefoselt, lichte sie. Geh zum Teufel hier, geh zum Teufel vor Gottes Ruhe. Ay, que no sabe cómo se tiene la cosa esta noche, que no puedo comer a la noche. Y ahora, como no sabe que esta vez quiere así mi marido, vamos a dar un poco de pequeña, que los hocico que lo tenga, que los hocico de los monteros, que no somos, estamos de verdad mi vida enseguida ahora, como puedo hablar de todo. Ama, ¿qué diría? Hostería. Es que vamos como un solo mi vida, no se puede cambiar todo. Ah, vienes. Y ahora ven su. Ahora ese magnífico cornudo que no se puede estar todo. Y ahora, mi pequeña, ¿cómo está usted? Y ahora es que viene de los tardes de los cinco, se viene así de la corrida, no se puede estar, y son todos inseparados. Ahora, ¿quién me de hablar con todo? ¿Eh? ¡Ay, la querida, la querida! ¡Eso no se puede nada más! Ma varmengo, son todos de vida, las cosas de la vida, no se puede estar todo. E los hijos que lo tengan ti, no son los tus hijos, ma los tus hijos del hombre entero. E me vamos con todo el tiempo. ¡Oh! ¡Oh, danación! ¡Oh, se no puede dar! ¡Fuera! ¡Adelante de ser mi casa! ¡Fuera, adelante, vía! Zavenieši sa sofozovezenia. Rusišno sofozovoje zezeta. Спасибо, то, что вы не поднесли на что позвали. О, руненье вот возможно, но руванье поступок не забадался. Если нет, ну запокаешь не забудет. Пусть ли мундиру, 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 забадался на что посвящение идея. А кому на свечение идея? Ну, свечение идея. Не обадвался с ней. Da, chestia putu sta la pequeña nida, să mă și făzine. Da, să zi este că pugă odată și de vezenie. De vezenie de văzut, dobră, răgă, n-am știin de dietele. Putana, de păvăzne, știi, da. Rac să zi, rac să zi, vedea, o trăgă la lante, o șlop, vien, 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 E per concludere? Ok, mă rog, e de Ach, ich möchte nur nie auf dem Tafel sehen. Ach, nur mich hin, aber zum Beispiel wollte ich nur Kino. Ach, hier, aber die, 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 Ne? Doch ist na, sie fragt ihn nach. Und dann, jetzt schreit ich nicht mehr. Drunk am Ein. Nicht so wuschen in die Sina. Und doch ich und die Montero. Nicht so fragt ihn nicht in der Montero. Nicht wuschen. Schreibe dir. Schia. Anna, mein Gesi. Riachl. E adesso possiamo far citare qualche cosa
della mia arte da doppiatore, che tutto sommato mi diverte abbastanza, a volte, non sempre, perché se si fanno delle cose belle è piacevole, ma altrimenti è veramente straziante e io direi anche piuttosto faticoso. Comunque io ho cominciato non tanto presto, piuttosto tardi, ma di me avevo una cognizione piuttosto particolare, perciò fino a un certo punto ho dovuto fare sempre i cartoni animati e francamente non ne potevo più. Il primo cimento che fu Paperino, che bisognava doppiarlo in italiano, ma il risultato non andò come doveva andare, perché la lingua inglese facilita molto il verso e le voci e i movimenti strani. L'italiano era un po' difficile. Mi ricordo che faticai non so quanto per doppiare un solo cartone animato e dovevo cantare nella vecchia fattoria in italiano. In inglese, quando si dice mi chiamo Paperino, lui fa in italiano, cantare. Era una fatica edibile. Invece in inglese, morale della favola. Ho lasciato i cartoni animati, mi sono divertito a doppiare molte cose divertenti, tra cui, ora speriamo che la voce non sia rovinata, uno dei doppiaggi più simpatici, diciamo, e anche di una certa pregevolezza, fu il doppiaggio che io feci nel film Cabaret, doppiando Joel Grey. E adesso facciamo sentire il pezzettino. Prego, maestro. Welcome, bienvenue, welcome. Friend, étranger, strangers. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Oh, cabaret to cabaret to cabaret. Pensate che io ho doppiato questo film. È un po' sopra. Comunque, ho doppiato questo film, non ho avuto neanche la gioia di vedermi nei titoli di coda, perché il distributore si era scordato, perciò Joel Grey era attribuito a Oreste Lionello, a Paolo Poli, meno che al sottoscritto. Comunque, feci una lettera in un giornale e mi pubblicarono finalmente. Però mi sono divertito a doppiare sempre, adesso ho doppiato personaggi importanti da Philippe Noiret a Spencer Tracy, e la cosa più divertente è che quando doppio due di questi personaggi nessuno mi riconosce mai. Perché posso doppiare anche un'ottava sotto? Un'ottava sopra. Posso fare 100 voci, sopra e sotto, capisci? Infatti, l'altra settimana che c'era qui Paolo Ferrari mi ha detto ho visto un film con te ma alla fine non ti avevo riconosciuto. E quello è il divertimento, cioè essere non se stesso ma quello che uno vede sullo schermo. Il fatto poi di doppiatrici famosi, io avevo una simpatia incredibile, e ce l'ho tuttora perché la sento spesso, era quella della signora Lattanzi. La signora Lattanzi per me è stata una delle più brave doppiatrici che siano mai state. Però molti miei illustri colleghi, generalmente quando la rifanno la sciupano, la sporcano, la involgariscono, no. Io voglio farla come la sentì allora in pochissime frasi, anche per non esagerare un po', di Gilda. E allora? Oh, te l'ho detto già più di una volta, sai? Sono terribilmente stufa. Stufa! Io non ti amo più, John. In amore si può anche perdere, sai. Lasciami in pace, lasciami vivere la mia vita. Ma che cosa vuoi tu da me? Io non ti amo più. Io voglio essere come quella che ho sempre desiderato di essere, John. Io ti amo. Ma l'amore è un sentimento eccitante, quasi come l'odio. Ed è per questo che ti odio. Voi
Voi avete il grande privilegio di poter dire: io c'ero alla serata d'onore di uno grandissimo come Elio Pandolfi, e questa sera forse molti, anche molti giornalisti che sono qua, si saranno detti: ma ce ne siamo sempre accorti di come era grande, e come grande, come bravo Elio Pandolfi. Insomma, qualche momento, o no? Non riesco a vedere. Così, ma mi ha fatto anche molto piacere che lui abbia ricordato Tina Lattanzi, che è stata molte volte ospite del mio programma, che adesso non sta bene, non è più proprio ragazzina, ha 92 anni, ma è a Milano, poi quest'estate è stata un po' sull'Adriatico, non sta benissimo, ma a me mi scrive una volta al mese una lettera piena di grande vivacità, dicendo: appena sto un attimo meglio torno, e io le faccio sapere che sì, che basta che lo dici, io levo un altro ospite e viene Tina Lattanzi. Adesso mi ha fatto molta emozione sentire. Ma lei era molto carina con me. Mi ricordo che un giorno, che stavamo a leggere insieme al doppiaggio, mi disse: fa la foto soltanto stanca, non mi va. Poi era una donna molto spiritosa, perché io penso, la incontrai a Milano che doveva fare My Fair Lady, e dissi: signora, ma lei fa My Fair Lady, una bella parte? Ma insomma, ma non scritturata, perché sono ancora piuttosto decorativa. Oh, ma tu hai anche sostituito doppiatori. Ma io una volta ho salvato una situazione in... ho doppiato una Morelli in un film che si chiamava Gli Zitelloni, è successo un mezzo scandalo. Perché? Ma perché nessuno se n'era accorto che io l'avevo doppiata. Lei non si trovava. Diceva: la signora Morelli forse sta a Parigi, mentre in realtà stava con l'Alto Sabino in provincia di Rieti a passare delle vacanze. Allora Giorgio Bianchi mi chiamò, ma io dissi: ma guardi, io non me la sento di poter fare un affronto, questa è una cosa non giusta. Ma la cosa che mi sbalordì di più, caro Maurizio, è che al mio fianco c'era Vittorio De Sica, io ho fatto lo sketch con lui. E De Sica, e De Sica rideva come un pazzo. Certo. Sì, io facevo lo sketch è uscito, tanto che c'è qualcuno in sala qui che l'ha visto il film doppiato da me. Poi la Morelli giustamente si sentì mortificata, si ridoppiò da solo. Poi un giorno venne in questo teatro che facevo Scanzonatissimo e mi disse: mi sono comportata male, ma non è stata mica colpa mia, sai. A me non me ne importava niente, ma tutti quanti mi dicevano: non è una cosa giusta. Ma se no non me ne importava proprio niente, mi sono tanto divertita, sai. Perciò, poi... Dunque, nella... I generi del doppiaggio lei praticamente... Lattanzi, Paperino, Cabaret... Ma poi adesso, ultimamente, ne ho fatti tanti, adesso ho doppiato, per esempio, tutta la serie di Charlie Chan, ne ho fatti 22. Io ho rifatto la stessa voce dell'attore, che era di origine norvegese, recitava in inglese e faceva il cinese. E com'era? Beh, lui in inglese faceva... It's possible to come here because it's very late for me. Allora dicevo: è possibile entrare in questa casa? È molto tardi per me, io sono figlio del sollevante. Io parlavo come parlava lui, cioè mi intonavo a lui. Ecco. E adesso invece andiamo alla seconda parte di questa serata d'onore, con alcuni momenti straordinari che sono che appartengono anche all'altro grande amore di Pandolfi, che è la canzone, che è la lirica, che è l'operetta, ma che è la lirica, perché poi l'ultimo domicilio conosciuto di Elio Pandolfi è stato il Teatro dell'Opera. Esatto, mamma, è troppo buono. Finalmente, dopo tanto, sono riuscito a entrare in questo giro prezioso che è la piccola lirica, detta volgarmente operetta, mentre in realtà è una cosa deliziosa, la musica è bella, e da 6 anni ormai mi sono dedicato a questa vedova allegra, a Principesse della Ciarda. Cioè adesso c'ho un debutto simpatico tra qualche mese di Sangue Viennese di Strauss al Verdi di Trieste, lì c'è da cantare, perciò devo studiare molto. E mi ricordo proprio che in questo teatro, a fianco di Antonella Steni, che qui in sala io la voglio salutare, dove stai? Eccola là. Abbiamo avuto dei successi indimenticabili, storici addirittura. Debuttammo nel 63, è stato uno scanzonatissimo che è durato 5 mesi. E io pretendevo in tutti questi nostri spettacoli sempre un pezzettino di lirica, perché io
Ci tenevo a farla. Adesso voglio farvi sentire un pezzettino di un brano tolto da uno scanzonatissimo 65 Antonella che facemmo qui e che poi arrivammo al Sistina con un grande successo. Infatti fummo costretti a fare lo spettacolo e anche la rentrée. E c'era anche la signora Sofio che anche qua giù che partecipava allo spettacolo. Tutta rentrée. Ecco. Il testo di quello che vi faccio risentire, speriamo di ricordarmelo, è di Dino Verde, perché so che c'è lui pure questa sera, perché questo è il Parioli. Il Parioli è stata un po' la nostra casa madre, diciamo la verità. E allora vi voglio far sentire un pezzo di lirica dal Barbieri di Siviglia sul famoso scandalo di allora delle banane e dei tabacchi. Speriamo che regga. Via. La 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 largo. O che pacchi al ministro che fa? La 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 largo. O che pacchi al ministro che fa? Oh, che bel vivere, che bel mestiere, il tabacchiere della DC, della DC, della DC, della DC. Sigaro qua, sigaro là, il monopolio in Italia ci sta. E sigaro su, sigaro giù, ma se mi garba, voilà, non c'è più. Se c'è la grana, parto l'attacco con la banana, con il tabacco. Con la banana intrallazzo l'allero, con il tabacco intrallazzo la. Che bel vivere, che bel mestiere, il tabacchiere e della DC, e della DC, della DC, della DC. Vanno esotiche e mettono in canto, da qua per Messico ne porto tanto, e si chiedono com'è possibile, tutti domandano, ma come fa? Per i miei trucchi con il trinciato vengo chiamato, sali tra buchi e sali sono chiamato, sono il factotum della DC, e sono il factotum della DC, sono il factotum della DC, 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 DC. Allora, adesso è arrivato il mio Niegus, era apparso? Io voglio parlarvi del personaggio che faccio adesso da diversi anni, ma non vedo, è arrivata, mi piacerebbe vederlo, eccolo qua. Eccolo qui. Questo sono io, in questa rappresentazione che ho fatto al Teatro dell'Opera di Roma, nella Vedova Allegra di Franz Lehár, e che adesso mi aspetta ancora a Palermo, a Cagliari, sempre in grandi teatri lirici. E il mondo dell'operetta è straordinario, e francamente questa sera mi sarebbe piaciuto farvi ascoltare un pezzetto inedito, ma siccome gli editori inglesi vogliono un sacco di diritti d'autore, non ve lo posso far sentire. Perciò vi propongo, così come... Arrivederci e grazie, un pupurri tratto da diverse operette. Perciò speriamo di concludere bene questa serata che per me è stata piacevolissima. Prego, Mario. Dal dì che venne al mondo Sigismondo ebbe un visin, davvero da Merin. Segnato dal destino, destino del cervello ad infiammare a profusione le donne d'ogni razza e dimensione. E Sigismondo è il più elegante e il più giocondo di quanti al mondo fanno il nobile mestier, di ruba cuori seduttori gabamondo, alle fanciulle turba i sogni e i pensier. Che colpa a lui se strage fa ad ogni ragazza, se tutta in guaia col suo sguardo menzogner, se fra le donne disputato ognuna è pazza, è Sigismondo il più elegante canaglier. Spesso ansiose bocche e cuori a picche chiedono la verità, ma dan di te bene carte fa,
principi e plebe vengono qua, ma son chiuse bocche, cuori e picche, lasciara ad ogni cuor. Ben altra bega presto si spiega, basta far capo all'amor. Spesso ansiose bocche, cuori e picche chiedono la verità, Madame di Tebe le carte fa, principi e plebe vengono qua, ma son chiuse bocche, cuori e picche, lasciara ad ogni cuor. Ben altra bega presto si spiega, basta far capo all'amor. O cincilla, o cincilla, mordi rosicchia divora, tormenta pur chi ti vuol bene, di fiori son le tue catene. O cincilla, o cincilla, mordi rosicchia divora, tormenta pure chi ti vuole bene, le tue parole son fatte d'amor. Luna tu non sai dirmi perché, luna tu non sai dirmi cos'è, il tuo raggio d'argento ad amar, gli amanti in vita mi vuoi tu spiegar, senza te non si può forse amar, senza te non si può più sognar, si cortese per me non brillar che la bella al buio sol si fa baciar. Oggi più non vuol la moda esibir l'estremità e le gonne con la coda, che gran calamità. Una gamba che è perfetta ora nulla giova più, e la povera Lisetta s'è data la virtù. Alla Lisetta va molto chic in società, ma non mostra a me che la punta del suo piede. Parigi vuol così, questo è il taglio ternetri, ma nasconde ciò che il buon Dio gli regalò. Le gonne sono impacci, dei tondi colpacci, per colpa degli stracci nessuno può ammirare. Alla Lisetta va molto chic in società, ma non fa tirar più sospiri nel guardare. E adesso, di lustige vittime, la vedova negra. Da geh ich zu Maxim, dort bin ich sehr intim. Ich stöße alle Dame, ruf sie beim großen Namen. Lolo, Dodo, Fru, Fru, Lolo, Margot, Juju. Sie lassen mich vergessen, das teure Vaterland. Ja, das Studium der Weiber ist wehr, nimm so Männer, Verteufel auch her. Niemals kennt doch von Seele und Leib. Man da vai, 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 vai. Mit den blonde Sage, den Arm. Mit den treuesten Blau, Euglampard. Ob sie rot, ob sie schwarz, ob sie blond, sie gefärbt. Sie ist egal, man will doch gegern. Vai be 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 vai. E scabroso le donne studiar, son dell'uomo una disperazione, dentro e fuori mister sempre su. Donne terrine, che rompì dal visin tutto ciel, dallo sguardo più dolce del miel. Rosso brune, biondine, cordine, che fa l'uomo sempre più lato sarà. A fidarsi, arrivederci, grazie.
Luci sul fondo. Un attimo. Innanzitutto i fiori. La medaglia. Sì. Sì. Si era dimenticato le monache, ora. Capisco che il Papa non so se è ancora tornato da Napoli, però. No, ma è qui tutta un'altra storia, mi sento un pochino. Anzi, adesso molto meglio di prima, di quando ho cominciato, perché volevo andare via. Sì, tu hai già detto, ma vale la pena ripetere che in questo teatro nel 63 tu sei stato una stagione, poi un'altra. Abbiamo fatto quattro anni di seguito, cinque anni. Con Scanzonatissimo. Sì, con Antonella, con la Sofia, poi c'è stato anche il signor Agus, eccolo là, che sta nascosto là dietro. Dunque, allora. Lo schermo, il grande Alighiero. Approfitto per dire che lunedì 3 dicembre sarà la serata d'onore di Gianni Agus, che è qua. Ecco. Approfitto su questa fila per salutare Alberto Ionello ed Erika Blanco. Ah. Approfitto per non salutare più nessuno perché mi infilo in una serie di cattive figure perché magari mi dimentico qualcuno. Quindi, poi ho visto Tana, c'era in mezzo pure Antonello Falqui, ho fatto sto pezzo di fila, va bene? Allora io purtroppo avevo saltato un pezzo, speriamo divertente. Io ho sempre avuto una predilezione per tutto ciò che erano abiti monacali, preti, monache, frati. Ho vissuto quattro anni in Vaticano come apprendista speaker. Perciò l'avevo conosciuto molto bene le suore, questi animali così sfuggenti, subdoli. E allora, però non riuscivo mai a trovare una voce adatta, a cercare proprio quello che volevo. Avevo trovato la camminata, quando la portai in teatro, insieme ad Antonella, al Sistina, in Che brutta epoca, nel 74. Ma mi mancava la voce, la facevo camminare come la Tina Pica, la facevo camminare un po' così. Così. Però mi mancava la voce. Allora, per ricostruirvi il tutto, nel 1958 io fui folgorato da uno stupendo documentario di Sergio Zavoli che si chiamava Clausura e lì finalmente trovai la voce per la mia suora e così l'ho portata in teatro. Allora adesso voglio farvi sentire prima il sacro e poi il profano, cioè la voce che mi ispirò quella che io ho portato poi in sala. E Zavoli domandava a questa suora. Ecco qui. Questa non è stata fatta né santa mai né beata, proprio. Sì. Comunque, questo era un provino di un film che poi non ho mai fatto. Ecco, pazienza. Allora, questa era dell'ordine delle trafitte. Allora, benissimo. Allora, questa suora che io ascoltai da Sergio Zavoli poi diventò. Questa è una via di mezzo. La prego, signora Sofia, una cosa seria adesso. Sergio Zavoli domandava alla suora Vera, ma se il suo sacrificio avesse il carattere di salvare un'anima sola, per chi lo offrirebbe? E qui io restai proprio. Se saprò degnamente macerarmi nel mio solco, è vero? Quel fiore di grano che nascerà dalla mia morte, lo colga una creatura umana, non importa per me chi essa sia, da dove venga, cosa faccia. Ti chiederò soltanto che lo veda per primo un uomo senza speranza, è vero? Sia lodato Gesù Cristo. Presi questa voce e la portai al Sistina. Certo, l'ha un po' leggermente appesantì. Sia lodato nostro Signore, è vero?
Non stupisca in questo ambiente così mondano e frivolo la presenza di una suora? Io voglio presentarmi a voi tutti. Io mi chiamo Sor Chiodo, destro della croce di Nostro Signore. Bella accoglienza. Si è chiesto il permesso alla nostra reverenda madre, Suor Maria Guastasotto? Una suora un po' pesante, l'ho detto, però. Per venire a sentire le nostre consorelle, come si vedono? Spontati, stomaci, si decidono. Allora, noi apparteniamo ad un ordine molto importante, vero? Un ordine serio. La nostra fondatrice, sentite, vero? Si chiama Santa Persevora delle Tre Corone, Redentrice delle Battone. E noi, santo cielo, non vedo un'ostia proprio. Sì, niente. Andiamo alla ricerca delle ragazze traviate. La nostra reverendissima madre superiora, è vero? Quanto cantano queste? Si chiama Suor Maria. Le piace molto bere, è una donna molto aperta. Non siate maligni, aperta agli orientamenti post-conciliari. Sì. Le piace molto bere, sia l'idra. E ogni volta che la incontriamo nei corridoi del nostro convento la salutiamo. Ave Maria, piena di grappa. E allora la nostra reverenda madre ci sbologna adesso a sinistra a cercare, è vero, di recuperare queste pecorelle smarrite, pecorelle vacche, mamma. E ci vuole tanta di quella comprensione, è vero, e di quella benevolenza, che non vi dico, io una volta ne ho incontrata una, anzi l'avevo vista già da tempo, e le dicevo, ma perché non cambi vita una ragazza stupenda, un portamento nobile, è vero, austera, una bella ragazza, un pezzo di Marcantonia. E allora, ma perché non la smetti di fare questo lavoro, ma perché non ti sposi, perché non prendi un marito, tutto per te? E questa mi risponde, magari, e perché non lo fai? Perché sono uomo. Pazienza, qualche volta sono piuttosto severa, rispondo anche male, è vero? Ma poi sono costretta ad andarmene, perché non vi dico, queste cantano sempre, signore. Che ore sono? È l'ora del vespero, già, è vero? No, il mattutino tra un po' dovrebbe essere, sì. Comunque, noi cerchiamo di fare quello che si può. Una volta ci mandano a destra, una volta a sinistra, è vero? Ma quando ci mandano a Caracalla d'estate, che ci sono quelle che si fanno chiamare come le opere, oh, santa, ma... Tu come ti chiami, mignon? De tu ma una mega... O un robe dell'altro, comunque adesso non voglio dilungarmi un po' troppo, vero che sono molto stanca e devo tornare a piedi, perché noi facciamo tutto a piedi, con i mezzi non si può più andare, è vero? Perciò non posso dirvi altro che arrivederci a presto, è vero? Mi ha fatto tanto piacere sentirvi, non vedo niente, sono proprio orba. Sì. Qui ci vorrebbe il Papa, la benedizione, urbi e torbi anche per me, vero? Sì. Arrivederci. Grazie.